Un'altra delle attività che abbiamo potuto constatare e toccare con mano, che sono in fervente attività, è quella dell'impresa sociale. E da poco si sono chiusi importanti interventi, importanti bandi che hanno coinvolto quello che è un volano dell'economia del Lazio, economia in senso più ampio del termine, non solo economia sociale, perché anche perché l'impresa sociale è uno dei pochi settori con il segno più in questo momento di crisi. E anche qui avete preso un grosso impegno, l'avete portato avanti e concretizzato, che è quello di mettere in campo delle attività, dei fondi e soprattutto sponsorizzare delle idee. Abbiamo visto che ci sono stati bandi come Innovatu, Fraternità, che erano orientati non solo al sociale, ma anche alla tecnologia applicata al sociale. Anche qui un grosso impegno, è stato difficile portarlo a termine nonostante i bilanci delle amministrazioni. Questo dell'Innovatur rientra in uno di quei tre bandi per l'inclusione sociale che noi abbiamo varato in questo anno. E si tratta di interventi mirati tutti all'inclusione sociale. È vero, i soldi sono pochi, i fondi non ci sono, i soldi sono pochissimi, però grazie alle idee innovative venute dallo stesso territorio, perché adesso spiego come è avvenuta la costruzione di questo bando, abbiamo permesso così la possibilità a queste nuove idee di veicolare e di far vincere quei bandi più impegnativi ma anche più innovativi per questo territorio. Questo fa capire che anche se i fondi sono pochi, però con le buone idee si può fare molto. Dicevo, questo è stato un bando che abbiamo costruito con l'intervento di tutti. Noi ci siamo messi sul sito, abbiamo chiesto a chi aveva delle idee per indicare nuove vie per l'impresa sociale, per sviluppare impresa sociale, impresa tecnologica, di intervenire. Benissimo, sono arrivate tantissime idee, tantissimi suggerimenti che ci hanno permesso di costruire questo bando e insieme a tutti gli altri, cioè tutti gli altri due, Fraternità e Bene in Comune, noi siamo stati in grado di finanziare ben 361 progetti insieme per l'inclusione sociale. Quindi avete finanziato quasi un progetto al giorno. Esattamente, esatto, 361 su 365 giorni. Quale possa essere la ricaduta in termini proprio occupazionali? Cioè, ci può essere, ci deve essere sicuramente. Assolutamente sì, perché questi sono bandi che non si limitano all'assistenzialismo, anzi, diciamo, il contrario, in quanto sono bandi, sono progetti che prevedono l'attività lavorativa e quindi l'inclusione lavorativa di molti soggetti, soprattutto del terzo settore, ma a sua volta attraverso l'inclusione lavorativa lo sviluppo successivo diciamo, di ulteriore lavoro. Quindi sono bandi che non sono fini a se stessi, ma tendono allo sviluppo e quindi al mantenimento poi di un certo tipo di trend di sviluppo tecnologico. E soprattutto diciamo che queste attività di impresa sociale sono coinvolte quelle che sono tutte le realtà del terzo settore, come giustamente ha citato lei. E in queste realtà la maggior parte dei soggetti coinvolti sono persone con svantaggio sociale, quindi persone con disabilità anche. E questo è uno dei temi peculiari di questo assessorato, ecco, quindi che ha fatto. Abbiamo potuto verificare, perché noi siamo così, verifichiamo quello che vogliamo poi raccontare, ha messo al centro la persona e una delle persone è la persona con disabilità. La Convenzione ONU ci sta insegnando proprio lo spostamento dall'aggettivo a sostantivo, no? Quindi è una persona come altre con una disabilità, quale può essere una miopia, una calvizie,
una minorazione di qualunque natura. Ecco. E in che modo avete potuto recepire queste direttive della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità? Allora, a me piace essere una persona molto concreta, io non mi fermo ai grandi proclami, parto da un semplice presupposto che oramai è diventato un mio slogan che è mai senza l'altro, ma questo ha un suo fondamento, che oltre ad avere come fondamento istituzionale l'articolo 3 della Costituzione, ha un fondamento anche, tra virgolette, umano. Io ritengo che ognuno di noi, anche la persona più emarginata perché portatrice di una grandissima disabilità, porta con sé una ricchezza personale che chiunque altro non possiede. Per cui, stando all'articolo 3 della Costituzione, appunto, che dice che ognuno deve poter partecipare allo sviluppo economico e sociale, civile della propria comunità in cui vive, lo Stato poi deve rimuovere quegli ostacoli perché questa persona possa contribuire a tutto questo. E va bene. Però io ritengo, vado oltre e dico, appunto, che poiché ogni persona ha una ricchezza che l'altro non possiede, quel quid in più che l'altro non possiede, allora non fare in modo che questa persona non partecipi a questo sviluppo e quindi non faccia parte integrante della realtà in cui vive, creerebbe non solo una comunità più ingiusta proprio perché non risponderebbe all'articolo 3 della Costituzione, ma anche meno ricca perché faremmo a meno di quella ricchezza in più che quella persona porta con sé. Quindi partendo da questo presupposto si deve dare spazio a chiunque, anche quindi, ripeto, alla persona che porta con sé una fragilità, una marginalità, diciamo, più ultima che noi potremmo mai immaginare. Grazie, grazie. Adesso vi presento i nostri speciali ospiti. Vi presento gli ospiti di stasera. Il maestro Xie Wei, monaco Shaolin di 34esima generazione, unico rappresentante ufficiale del tempio Shaolin in Italia. Applausi. Il dottore Luigi Amadio, direttore generale della Fondazione Santa Lucia. Grandi applausi! Buonasera. Larcia Loguzzo, storica e appassionata promotrice del Presidio dell'Asia. Applausi! Ancora non abbiamo finito. Il professor Romano Mosconi, professore e cultore economico sociale. Applausi. Scrivere. Ha detto che tornava, si è perso il vestito da giudice che aveva l'anno scorso. Ah. Adesso sta qui così. Scusi un attimo, Scusi, Prendo il microfono verde, mannaggia. Allora, lei se non mi sbaglio è già stato qui. Esatto. Lei era il nostro giudice verbalizzatore. Esatto. Adesso sta con questo vestito da cassamortaro. Sì, perché mi hanno rubato il vestito, non si trova più. Un periodo duro per i giudici. Sì, e mi sono dovuto vestire così. Adesso fa il verbalizzatore sempre. Sì. Non ha scritto una parola di quello che ha detto Mascia fino adesso. No. Cerchiamo di impegnarci. Va bene. Ecco, tutto quello che direte verrà messo a verbale. È tutto ben preciso. Va bene. Allora, un ampio preambolo dovuto appunto ai nostri ospiti, in particolare appunto siamo lieti di ospitare qui il maestro appunto del Tempio Shaolin con i suoi allievi che ci hanno dato questo momento di intenso appunto poesia, arte marziale, ma anche appunto qualche cosa di più. Adesso lo facciamo riposare, non ha freddo maestro? No, no, no. Beato lui, complimenti così. Ma in Cina perché non fa freddo in questo periodo? È freddo, sì. È freddo, quindi qui è una passeggiata, vero? Allora, vi lascio un attimo di calma ancora. Gli allievi che ringrazio, faccio un ulteriore applauso se non l'hanno sentito bene prima, che sono tra il nostro pubblico.
che chi manca? No, chi manca? Sto dicendo che ci sono i nostri. E praticamente chi manca dei nostri? I nostri mancano sempre un sacco, c'hanno tutti l'influenza, c'hanno freddo. Dobbiamo salutare? Per caso? Non lo so. Ciao Andrea, ciao eccolo, Francesca, ciao eccolo, Gigi. Eccolo, stasera mi ha mandato un messaggio anche Gian Michele, ciao Gian Michele. Cioè, insomma, c'è sempre... qua dovremmo essere pieni pieni, invece qui Scusi? È proprio un'epidemia. C'è sempre... La sagoma, sì, la sagoma. Sagoma. Lo aspettiamo la settimana prossima, speriamo che la volta buona. Allora, serata dedicata all'impresa sociale. Doveva essere qui anche la dirigente della regione che si occupa di impresa sociale. Per problemi burocratici non è potuta venire questa settimana. Ha detto che verrà senz'altro. Cioè, il problema burocratico è che bisogna fare i permissini anche dentro gli uffici pubblici e forse se l'è scordato di farlo in tempo, forse ci vuole troppo a mettere timbri, firme e controfirme, insomma non ha fatto in tempo a venire. Ma l'impresa sociale è qui con noi anche stasera. Abbiamo visto un altro ampio stralcio dell'intervista all'assessore Visini. Vi ricordate chi ha visto la settimana scorsa che abbiamo intervistato l'assessore Visini, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, ormai 8 giorni fa? Abbiamo visto un primo pezzo la settimana scorsa, adesso abbiamo visto il pezzo dedicato all'impresa sociale. Allora, impresa sociale, parolone, la Regione ci ha detto tutto quello che fa in tema di impresa sociale e noi stasera vogliamo parlarne comunque seriamente. Abbiamo chiamato uno che di impresa sociale ne sa qualche cosa, perché insomma ci può dire anche lui, comunque leggetelo su internet e fate prima. Romano Mosconi chi è? Per secoli e secoli l'esperto risponde del Sole 24 Ore in questi temi, in Europa conosciutissimo, docente universitario e comunque da sempre, penso finché vivrà fino a 100 anni, cultore dell'economia sociale. Ecco, siccome in tante trasmissioni televisive, in questi talk show che vanno anche in parallelo con noi, sento dire tante di quelle baggianate sull'impresa sociale, e all'impresa sociale ci sta attaccata anche un pezzo di cooperazione sociale che noi rappresentiamo, ecco, ci sono economisti a volte che vanno in queste trasmissioni dicendo ma a che serve la cooperativa sociale, a cosa serve più in generale l'impresa sociale, sono costi aggiuntivi, tagliamo qui, tagliamo là. Invece lei, professore, ci dica appunto ai nostri spettatori che la sanno ascoltare, hanno cambiato in questo momento che c'è l'intervallo della partita, non gli piacciono gli altri programmi, quindi sono tutto orecchi a sentire lei, li convinca, se è vero, che l'impresa sociale oggi ha un senso in Italia e anche in Europa. Cos'è questa impresa sociale? E poi cosa c'entra la cooperativa sociale con l'impresa sociale? Beh, assolutamente, l'impresa sociale è quella forma di impresa che è stata voluta dal legislatore proprio a partire con la legislazione sulle Così? Cooperative sociali. Guardare la videocamera? Sto guardando. Sto guardando. Riprendo. Allora, l'impresa sociale è quella tipologia di impresa che è stata voluta dal legislatore nel 91, creando la legislazione sulle cooperative sociali, scoprendo un nuovo interesse, ma soprattutto scoprendo come la società cooperativa potesse realizzare una quantità di risparmi rispetto alla iniziativa della pubblica amministrazione, sostituendosi ad essa con iniziativa privata da una parte, integrazione dall'altra, mutualità e anche realizzando in questo modo forse la prima forma di grande spending review che nessuno mai potesse pensare. Perché la domanda... Che vuol dire la parola spending review? Non tutti i nostri telespettatori forse hanno chiaro, perché se ne parla tanto, una parolaccia inglese. Risparmio di spesa. Risparmio di spesa, nel senso che la pubblica amministrazione risparmia rispetto a quello che dovrebbe sostenere se invece adotta sistemi alternativi, e in questo caso proprio il sistema alternativo che è stato venne realizzato nel 91 con la emanazione della legislazione sulle cooperative sociali, che è stata la prima forma di impresa sociale. L'impresa sociale poi ha avuto uno sviluppo ulteriore attraverso una serie di altre normative. Abbiamo avuto nel 96 la legge sulle onlus, che viene così richiamata costantemente, quasi fosse una nuova forma di impresa, altro non è invece se non una forma di attribuzione fiscale, una sorta di agevolazione fiscale applicata a tutte quante le tipologie di imprese realizzate sia da soggetti profit che non profit. Quindi ci potrebbe essere pure qualcuno che se ne approfitta delle Assolutamente onlus. Sì, ma attenzione, l'approfittamento non è un qualche cosa che è generato dall'essere
una forma di impresa piuttosto che un'altra. Dipende dai soggetti che li interpretano e noi possiamo immaginare come in tutte quante le realtà possa esserci qualche pecora nera, qualche mela marcia, ma non è un problema dell'impresa sociale, è un problema degli interpreti che, approfittando di condizioni anche di favore offerte dal legislatore per promuovere l'integrazione sociale, l'integrazione lavorativa, l'assistenza sociosanitaria, il turismo sociale, il turismo accessibile, lo sviluppo dell'ambiente, lo sviluppo della cultura, che sono tutti quanti temi di grandissimo interesse e di grandissima passione possibile da parte di chi vive queste realtà, all'interno ci può essere sempre qualcuno che se ne approfitta, ma non perché è l'impresa sociale o la cooperativa sociale che offre terreno fertile, quanto perché di gente non corretta la possiamo trovare ovunque. Quindi dobbiamo dire proprio adesso in televisione, in questa trasmissione almeno diciamolo, le leggi sono buone se non ottime, le cooperative sociali funzionano, le onlus funzionano, ma c'è qualcuno ogni tanto che fa affari, come le fa nelle SPA, ma come le fa dentro l'amministrazione pubblica, no? Il problema è questo, è che forse nelle SPA e nelle società di capitali la cosa suscita meno clamore. Perché? Perché è più, forse più correlata nel, come tema, come tipologia, come tipo di attività. Nella impresa sociale, quindi nelle cooperative sociali, dove invece dovrebbe prevalere quello che è la mutualità, quello che è anche la mission di dedicarsi agli altri, dedicarsi alla soluzione delle problematiche di quelle che sono le classi più bisognose di essere assistite, ecco, allora in quel momento fa più clamore. Questo è il dato forse più importante. Ma io ho osservato una questione che nel corso del tempo il legislatore non si è lasciato scoraggiare da questo e dopo aver fatto un'ottima legislazione sulle prese sociali ha continuato, dicevo prima, con le onlus e poi ulteriormente ha proposto la vera e propria forma di impresa sociale e anch'essa attribuzione di tutte le tipologie di imprese che conosciamo per arrivare ai giorni d'oggi con l'ultimo provvedimento di Salva Italia dell'anno passato dove sono state proposte start-up a vocazione sociale. Queste sono... Cosa sono le start-up? Che noi siamo un po' ignoranti. le start-up sono le nuove iniziative di impresa che vengono proposte soprattutto per l'introduzione di giovani all'interno del mondo dell'impresa laddove possono autocrearsi l'occupazione, autocrearsi l'occasione di lavoro ed è questa qualche cosa che ha trovato in questa forma di legislazione ultima anche una forte rilevanza di agevolazioni sia fiscali sia finanziarie sia di supporto da parte delle pubbliche amministrazioni come finanziamento di nuove idee e di nuove opportunità di lavoro. Quindi in realtà non ci sarebbe bisogno che i nostri giovani fanno la fuga dei cervelli perché in Italia ci sarebbero le possibilità di agevolazioni, di mettere a frutto le idee, la creatività, perché se non sbaglio la legislazione sull'impresa sociale e sulle cooperative sociali è tipicamente italiana. Adesso l'Europa si sta svegliando e la sta vedendo. Sì, assolutamente sì, io ho potuto vivere la prima realtà di cooperativa sociale di diritto europeo realizzata in Italia, realizzata addirittura nel mezzogiorno italiano in Puglia. E da quella è partito proprio un'azione di coinvolgimento di tanti altri stati. Attualmente questa, che è stata la prima società cooperativa sociale di diritto europeo, trova spazio e trova associati in più di 9 nazioni europee con la creazione in tutte quante le diverse realtà geografiche di nuove imprese dedicate al sociale, dedicate alla soluzione di problematiche di, chiamiamole così, di primo livello, di primo impatto perché servono al coinvolgimento e alla coinvolgimento nel mondo del lavoro, all'inclusione lavorativa di soggetti che altrimenti potrebbero continuare a viverne al margine. Quindi impresa sociale, cooperazione sociale, è bello, interessante, appunto è qualche cosa che, un modello che ci invidiano. E poi...